Autostima per bambini. Come insegnare l'autostima ai bambini? Tutti noi ci vediamo in maniera diversa, come ci vediamo fisicamente, a livello intellettuale e sociale. E l'autostima è come ci sentiamo di fronte a cosa pensiamo di noi stessi. Per questo motivo l'autostima sale e scende dipendendo dalle circostanze e dalle giornate. Quelle opinioni che abbiamo di noi la costruiamo fin dalla nostra nascita, fondamentalmente per il comportamento dei nostri genitori, vale a dire cosa ci dicono i nostri genitori. Immagina ad esempio un bambino che sbaglia qualcosa e il padre gli dice: "Che cos'hai per la testa? Non servi a niente. Mi ucciderai d'infarto." Questo si può trasformare in insicurezza nel bambino. Per questo motivo il comportamento dei genitori sui bambini ha una grande influenza. Quando uno entra nel periodo dell'adolescenza, scopre di guardare ed essere guardato, apparendo così lo sguardo sociale. Se una persona non ha ben solida quella vocina interna, dipenderà dagli sguardi degli altri ed andrà a cercare l'approvazione degli altri. I genitori sono fondamentali per aumentare l'autostima dei bambini e non devono trasmettere ai loro figli angoscia. Cosa vuol dire? Non raccontare i loro problemi, ad esempio: "Guarda tuo padre, credo che mi tradisce." Oppure: "Tua madre ha problemi seri." I nostri bambini non devono prendersi cura di noi, siamo noi che dobbiamo prenderci cura di loro. Non bisogna neanche dire: "Io mi sono sacrificato per te, non sai quanto ho sofferto." Tutto ciò che facciamo per i nostri figli deve essere basato nell'amore. Ricordiamo che fondamentalmente dai primi anni fino agli 8 all'incirca, l'esempio che noi diamo ai nostri figli ha più effetto delle parole. Un esempio sarebbe il seguente. Immaginiamo un bebè che gattona per prendere un giocattolo e lì il bebè si sente frustrato perché non ha il giocattolo, però continua a gattonare e prende il giocattolo. Cosa ha imparato il bebè? Che frustrazione più sforzo uguale successo. Questo è un principio base che dovremmo avere tutti gli esseri umani, ma purtroppo non è così.